Col tenente di vascello Luca De Matteis stamattina arrivano delle mascherine, mascherine speciali, quelle per i bambini dalla regione Campania. Sì, esatto. La Capitaneria di Porto, nel solco della consueta collaborazione istituzionale, si è resa disponibile con i suoi assetti operativi al trasporto di queste mascherine destinate ai bambini, che sono state realizzate con delle fantasie particolari al fine di poter essere utilizzate magari con più piacere da parte di questi, insomma, dei giovani che le indosseranno. Assetti operativi che sono rimasti di fatto disponibili per ogni collaborazione istituzionale per partecipare nei limiti e nei modi richiesti ai dispositivi di controllo di limitazione di mobilità per garantire la riduzione della diffusione della pandemia o dell'infezione e naturalmente finalizzati a perseguire gli interessi istituzionali del corpo, affidati al corpo, tra cui la vigilanza costiera, la vigilanza pesca, la ricerca e soccorso. Gli asset ora sono ridisegnati per far fronte a quella che sarà la fase 2, che prevede una maggiore fruizione del mare da parte dei suoi utilizzatori abituali. La maggiore fruizione del mare comporta anche maggiori controlli? Sì, comporterà, diciamo, una rimodulazione degli assetti al fine di proporzionare o di rendere comunque proporzionali i controlli a quella che sarà la fruizione così come verrà definita dagli organi governativi e regionali. È una struttura che fisiologicamente è pronta a far fronte a delle criticità anche molto 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 importanti, è una struttura che naturalmente si interessa principalmente di ricerca e soccorso ed è quindi fisiologicamente in grado di far fronte a delle emergenze di questo tipo. Viene ridisegnata al fine di poter garantire che le esigenze così come mutate in relazione a questa emergenza pandemica possano essere perseguite con maggiore efficacia. Un impegno che sostanzialmente è stato gravoso, ma che è stato assolutamente sopportabile per la nostra struttura così come impostata ed organizzata. Siamo pronti naturalmente anche alla fase 2 in relazione a quello che saranno le specificità che questa fase ci porterà ad affrontare.